Allora, dicevamo, è importantissima la fusione, la continua fusione, proprio per essere sempre nel dare la nostra volontà, nell'intento di svuotarci e di prendere la vita divina. Se noi non siamo nel dono della nostra volontà a Dio, quindi di volerci conformare come Maria ha fatto e ci insegna, e non possiamo riempirci, non può Gesù fondersi in noi, vive in noi ma non regna, invece noi vogliamo farlo regnare. Quindi la nostra volontà, che non è buttata via, ma è consumata nell'amore di Dio, quindi è donata a Lui, la nostra volontà serve come innesto, così da prendere poi la linfa dalla pianta madre, quindi dalla divina volontà, da Gesù. Quindi è uno scambio. Ecco, allora noi rinnoviamo ancora la nostra fusione con te, Gesù. Ti doniamo per mezzo di Maria, sempre, sempre per mezzo di Maria ti doniamo la nostra volontà e vogliamo vivere di divina volontà. Vieni, Gesù, e nelle nostre potenze, volontà, l'intelligenza, la memoria, sia la tua divina volontà, la tua intelligenza e la tua memoria. E in ogni nostro atto, viva il tuo atto, regni ogni tuo atto, nelle nostre intenzioni, le tue intenzioni, nei nostri moti interni, esterni, volontari, involontari, i tuoi moti, nel nostro cuore, il tuo cuore, nella nostra debolezza e fragilità, la tua forza, la tua fermezza, la tua costanza, nel nostro nulla, il tuo tutto, Gesù. E noi in te veniamo a riprendere, ad amare, adorare, ringraziare ogni atto che tu hai compiuto per noi, per tutta la nostra vita, per questo giorno, per questo momento, per questa serata. Veniamo ad amare tutti gli atti di conoscenza, di trasformazione, tutti gli atti di amore, di insegnamento che hai portato, che hai vissuto per noi. Veniamo ad amare e adorare per farli nostri. E veniamo così a sostituire tutti gli atti della nostra umana volontà con gli atti tuoi, e non solo per noi. Ti veniamo ad amare per tutti, per ciascuno. E intendiamo così prendere possesso di tutta la tua santissima umanità, dei tuoi atti, per riverberarli sulla nostra vita e sulla vita di tutti, per darti soddisfazione, per scuotere ogni animo, per amarti e apprettare il regno. E così nel tuo eco di amore noi mettiamo il nostro eco di amore. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Ti amo, Dio, Gesù e Spirito Santo, ti amiamo e con la tua stessa divina volontà. Fiat. La tua benedizione, Padre, ci accompagni continuamente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, sempre noi in una corrispondenza, la benedizione di Dio viene su di noi, ma noi sempre la chiamiamo, l'accettiamo, l'accogliamo, dobbiamo entrare in questa partecipazione. Questo è importante perché siamo abituati alla pretesa e a non essere invece nell'amore responsabile, quindi nella corrispondenza alla chiamata, all'amore di Dio, che ci dona tutto, ma noi non siamo in una corrispondenza, quindi non accogliamo il dono. Bene. Allora siamo al 22 ottobre. Ottobre 22, 1902. Minacce all'Italia. Gesù infonde le disposizioni naturali perché facciamo quello che egli vuole. Questa mattina, per pochi istanti è venuto il mio adorabile Gesù, tutto sdegnato, e mi ha detto: quando l'Italia avrà bevuto fino alla feccia le più fetide sozzurre, fino ad affogarsi, tanto che si dirà è morta, allora risorgerà. Poi, facendosi più calmo, ha soggiunto: figlia mia, quando io voglio una cosa dalle mie creature, infondo in loro le disposizioni naturali, in modo da cambiare la stessa natura a volere quella cosa che voglio. Perciò tu quietati nello stato in cui ti trovi. Detto ciò, è scomparso e io sono rimasta impensierita su quello che mi ha detto. Allora, qui Gesù rende evidente quello che spesso abbiamo percepito, no? Tra le righe, se non esplicitamente dichiarato, dagli insegnamenti che Gesù fa a Luisa e fa a tutti noi nel momento in cui ci apprestiamo a voler conoscere. E cioè che appunto quello che si diceva poi poco fa, no?
che quando noi siamo corrispondenti alla chiamata, Gesù ci dà la grazia e quindi ci cambia, ci trasforma. Se desideriamo conoscere e amare e vivere la divina volontà e ci disponiamo, Lui stesso ci darà la grazia di comprendere, di memorizzare, di acquisire e quindi di cambiare i nostri comportamenti, i nostri desideri, la nostra anima, il nostro interno. Quindi quando noi ci opponiamo, no? Ma io non sono forte, ma io sono peccatrice incallita, peccatore incallito, ma tu sapessi quante ne ho combinate io, come faccio anche a consacrarmi, no? Poco fa si parlava fuori della registrazione della consacrazione. Quante persone non rispondono perché non si sentono degni, perché non si sentono all'altezza. Ma Gesù non sta chiamando i già santi, sta chiamando i peccatori per farli santi e dice: tu fai la parte tua e io faccio la mia. Per cui lo vediamo di continuo, per cui quando l'anima più peccatrice, se decide di corrispondere all'amore di Dio, quindi si dispone con atto di umiltà, cioè riconoscendo che siamo nulla, e con atto di umiltà ancora disponendosi a ricevere il tutto, quindi ti dono la mia volontà, l'unica cosa che abbiamo, che è appunto quella spina da inserire, no? Nella corrente dell'amore divino. Ecco allora che Dio poi ci dà la grazia. Però, mettiamo sempre un però, che è importante capire sin dall'inizio e costantemente, che proprio questo innesto, questa obbedienza, questa disposizione, questo desiderio, questo intento deve essere costante. Perché Gesù ci ha spiegato, e diverse volte, anche se siamo solo alla metà del quarto volume, che se non c'è la perseveranza, se si fa ora sì, ora no, ora sì, ora no, se mettiamo la spina adesso sì, adesso no, nella corrente il computer non funziona, la luce è a intermittenza e non possiamo certo dire di vivere, la divina volontà. Quindi Gesù ha detto che l'anima per entrare nel regno deve essere tutta conformata, non ci devono essere impurità. Ok, quindi sostanze estranee alla volontà divina. Sto citando parti, brani dei libri, parti dei brani precedenti del volume 4. Quindi sempre una conformità e una tranquillità, come ci dice questo brano, perché Gesù stesso infonde le disposizioni, quindi ci farà venire la memoria, disposizioni naturali, il desiderio. Ci farà venire la comprensione, ci farà venire l'amore, quindi le virtù anche della pazienza quando non si capisce, andiamo avanti, ok? Ci infonderà il kit della sopravvivenza, come si suol dire. Se abbiamo il nostro quadernino, possiamo annotare quindi che tutto è dato all'anima che vuole, tutto è disposto. 30 ottobre 1902. L'ubbidienza era il nodo che legava Dio e l'uomo, e che Gesù Cristo ha riannodato con la sua incarnazione, radunando così l'umanità dispersa. Questa mattina, trovandomi in un mare di affanni e di lacrime per l'abbandono totale del mio sommo bene, mentre mi sentivo consumare dal dolore, mi sono sentita alienare la mente e vedevo Gesù benedetto che si sorreggeva la fronte con la mano. E come la luce che conteneva dentro tante parole di verità. Ed io appena ricordo questo, cioè che sciogliendo la nostra umanità, il nodo dell'ubbidienza che Dio aveva fatto tra lui e la creatura, nodo tale che solo esso univa Dio e l'uomo, questi si era disperso. E Gesù Cristo, prendendo l'umana natura, e facendosi nostro capo, venne a riunire l'umanità dispersa e con la sua obbedienza ai voleri del Padre venne a riannodare un'altra volta insieme Dio e l'uomo. Ma questa unione indissolubile viene maggiormente rafforzata a misura della nostra obbedienza ai voleri divini. Dopo ciò non ho visto più il mio caro Gesù, ritirandosi insieme con lui la luce.
Allora, l'opera di Gesù è stata quella di rilegare, no? Quindi di riannodare l'umanità a Dio. Con il peccato di Adamo, noi tutti ci siamo allontanati con il rifiuto della volontà divina, come Adamo, come primo uomo, ci siamo staccati. Quindi lui ha fatto questo nodo. Ma cos'è che ha staccato? Quindi non è stato un particolare peccato, è stato proprio il rifiuto della volontà di Dio, quindi è stata la disobbedienza. Sarà l'obbedienza alla volontà di Dio a riannodarci. Gesù ha fatto il suo ufficio, adesso siamo tutti con l'opera pronta della redenzione e anche della santificazione, sappiamo. Però siamo sempre noi che abbiamo la volontà libera, libero arbitrio, che dobbiamo scegliere e decidere. Quindi solo con l'obbedienza l'anima si riannoda. Andiamo di sottolineare. Allora, Gesù Cristo, prendendo l'umana natura e facendosi nostro capo, venne a riunire l'umanità dispersa. E con la sua obbedienza ai voleri del Padre venne a riannodare un'altra volta dove andava l'uomo dopo la morte, prima della venuta di Gesù. Non Nel c'era limbo. limbo. Quindi è stato lui a riannodare, però ha riannodato la potenza della salvezza, no? Ma siamo noi che decidiamo se salvarci o no. Quindi è vero che Gesù ha fatto tutto, tutto è compiuto, però siamo noi che andiamo a prendere e solo possiamo riannodarci. Quindi vediamo come il tema proprio dell'amore responsabile, cioè che siamo responsabili dell'amore, se lo vogliamo, se non lo vogliamo, sta tutto a noi. È importantissimo capire questo, perché altrimenti stiamo in un atteggiamento passivo. Anche di vittimismo, di dire ma non mi riesce, ma io non sono, ma io sono fragile, quando non comprendiamo che invece noi siamo molto capaci, lo dice lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, l'uomo è capace della conoscenza di Dio e la conoscenza si intende conoscenza, riconoscimento di Dio, quindi conoscenza intellettuale attraverso la parola, attraverso l'anima, attraverso anche la natura. Per esempio, uno dei modi, c'è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, per rivelare Dio, per riconoscere Dio, è proprio andare nella natura, cioè rendersi conto che se esiste un sole, esistono i quattro elementi, esiste la natura, quindi le piante, gli animali, eccetera, ci deve essere un creatore, un'armonia, un ordine naturale, ci deve essere chi ha creato. Quindi anche solo appunto seguendo con un atto di intelligenza. Quindi noi dobbiamo essere ubbidienti. L'ubbidienza è un tema che appunto abbiamo lasciato il libro d'oro poco fa, dove abbiamo visto che la mamma ha detto: se tu mi sarai ubbidiente, se tu mi ascolterai, ascoltare vuol dire questo, coraggio figlia. Ecco, quindi è un invito che la madre fa, coraggio figlia, se tu mi ascolterai, ma dipende da noi. E questo nodo, quindi possiamo scrivere sul nostro quadernino che l'obbedienza ci mette in salvo, perché l'obbedienza fa sì che l'anima si annulli. L'anima obbediente non sta a dire perché, non sta ad alzarsi, sta a umiliarsi, quindi cioè a riconoscere che è nulla. E allora non dà fiducia al suo ragionamento. Perché? Perché? Ma dà fiducia a Dio, riconoscendolo al di sopra di sé, al di sopra di tutto, l'onnipotente, l'onnisciente, quindi si rende ubbidiente al comando di Dio, pur non comprendendo. Questo è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi, e di corrispondenza a Dio, l'obbedienza. E come spesso diciamo, l'obbedienza ci mette al sicuro, anche se di logica umana, non ci sembra giusto una cosa, nell'obbedienza siamo al sicuro perché è protettiva. Dio si svela, Dio si svela continuamente a noi. Ha fatto scrivere a Luisa per 63 anni, no? Per rivelarci ancora e ancora. La sua parola, il Vangelo, ma tutto è dato di conoscere all'uomo, ma non tutto insieme. E quindi quando noi non comprendiamo, quando noi
siamo chiamati alla fedeltà, perché l'obbedienza poi è un atto proprio di fiducia, di fedeltà. E l'obbedienza ci mette in salvo. Come sempre si dice, quando la mamma avvisa il bambino, non fare questo che ti fai male, non ti posso spiegare il perché, il per come, se corri per le scale o se tocchi una cosa che scotta. Ma davanti alla situazione immediata ti dico non lo fare, e l'ubbidienza protegge. Atto quindi di obbedienza da parte della creatura, facciamoci obbedienti. Novembre 1, 1902. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita uscire fuori di me stessa. E ho trovato un bambino che piangeva, parecchi uomini, tra i quali uno più serio, ha preso una bevanda amarissima e l'ha data a quel bambino che piangeva, il quale nel tramutarla ha sofferto tanto che pareva che si strozzasse la gola. Io, non sapendo chi fosse, per compassione l'ho preso in braccio, dicendogli: eppure è un uomo serio e ti ha fatto questo, poverino. Vieni a me, che ti voglio asciugare il pianto. E lui mi ha detto: la vera serietà si trova nella religione, e la vera religione consiste nel guardare il prossimo in Dio e Dio nel prossimo. Poi, avvicinandosi all'orecchio, tanto che le sue labbra mi toccavano, e la sua voce risuonava nel mio interno, ha soggiunto: la parola religione per il mondo è una parola ridicola e pare che vale niente, ma innanzi a me ogni parola che appartiene a religione è una virtù di valore infinito. Tanto che mi servì della parola per propagare la fede in tutto l'universo, e chi in questo si esercita mi serve di bocca per manifestare alle creature la mia volontà. Mentre ciò diceva, capivo benissimo che era Gesù nel sentire la sua voce chiara, che da tanto tempo non sentivo. Mi sentivo risorgere da morte a vita e stavo aspettando che, appena finisse di parlare, dovevo dirgli i miei estremi bisogni. Ma che, non appena ho finito di sentire la sua voce, è scomparso ed io sono rimasta sconsolata ed afflitta. Fiat. Allora, vediamo un attimino, torniamo su. Allora, la vera religione consiste nel guardare Dio nel prossimo, il prossimo Dio. Dunque, religione significa legare, legarsi quindi a Dio, legarsi alla sua parola che è già vita. La parola di Dio ci rivela il suo amore, la sua sostanza. Che cosa ha detto Gesù nel brano che abbiamo letto ieri, l'altro ieri? Ha detto: la mia sostanza è amore, le virtù sono i miei attributi. Quindi la sua parola è la sua espressione di amore per legarci a lui. Allora ecco che Luisa vede queste tre figure, e chiaramente la Santissima Trinità. Il bambino infatti dice: capivo che era Gesù, quindi il Padre che dà questa bevanda amarissima. Leggiamo la frase di Gesù: la vera serietà si trova nella religione. E la vera religione consiste nel guardare il prossimo in Dio e Dio nel prossimo. E siamo ai due comandamenti. Quindi comprendiamo che intanto i due comandamenti che stiamo rivedendo, no, apparire in più brani del quarto volume, sono appunto la priorità. I primi due, che poi tutto il resto è contenuto nei primi, è una conseguenza, diciamo, dei primi due comandamenti. Se amiamo Dio, amiamo il prossimo, l'abbiamo visto anche in un altro brano. Non può essere diversamente, perché Dio è sostanza, sostanzialmente è amore, e l'amore è la sua, di sua natura, amare, donare, creare altro amore. Quindi, come Dio ha creato per amore
è fecondo, l'amore è fecondo, dice Gesù, a sua come proprietà sua, la fecondità, quindi che crea altro amore. E l'amore quindi di Dio si propaga su noi, su tutti e su ciascuno. Quindi chi ama Dio riconosce questo amore propagato e ama Dio in ogni prossimo. È chiaro questo? Sì, chiaro. Ok. La parola, come? La parola religione per il mondo è parola ridicola. Oh, quanto più lo è oggi, no? Diremo noi, leggendo questo brano del 1902, dove addirittura oggi chi è religioso, chi ama Cristo è condannato quasi in ogni dove, no? Anche se non esplicitamente. La parola religione per il mondo è parola ridicola e pare che vale niente, ma innanzi a me ogni parola che appartiene a religione, quindi al legame con lui, dal significato proprio etimologico, quindi tutto quello che lega a lui, è una virtù di valore infinito, tanto che mi servì della parola, quindi della sua espressione, esternazione per propagare la fede, quindi per portare la fede a tutto l'universo. E chi in questo si esercita mi serve di bocca per manifestare, quindi è strumento, prolungamento di quel fare, di quell'espressione di amore alle creature, per manifestare alle creature la mia volontà. Ok. Vediamo un attimo se che appena finisse di parlare. Ok, e poi Luisa va bene che rimane a bocca asciutta perché vuole manifestare i propri bisogni, ma Gesù scompare. Quindi questo è il messaggio che ci dona, è l'insegnamento che ci dona. Altro che noi oggi dobbiamo veramente, possiamo con questo il dono dei doni, con questa infinita grazia, essere suoi propagatori. Ma non solo con la parola, diciamo, esterna, ma col vivere la parola, perché poi importante è questo: la sua parola, che è l'espressione del suo amore, quindi la sua verità, i suoi insegnamenti, la sua vita, viene propagata, come abbiamo detto anche all'inizio, stando nella fusione, vivendo, facendo vivere lui in noi, la sua vita divina già si propaga. Come abbiamo detto all'inizio, nel momento in cui siamo autenticamente fusi, sempre di più impariamo a fonderci, a unirci a Gesù e quindi a svuotarci di noi e a vivere di volontà divina, sempre di più questa sua parola, questa espressione di amore, la sua verità, la sua vita si propaga, tocca tutti perché è lui stesso, è la sua vita, è la vita divina che vive e che opera. Ok, posso andare avanti? Sì, Sì. Sì. Ok, avevo chiuso il microfono, scusate, eccoci qua. Novembre 5, 1902. Insieme con Gesù, nel suo concepimento, nel centro del suo cuore, è stato concepito l'albero della vita o della redenzione. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno. E pareva che avesse un albero piantato nel cuore, tanto radicato che parevano le radici dalla punta del cuore. Insomma, pareva nato insieme con la medesima natura. Io, quindi natura nel senso di corpo, io ne sono rimasta meravigliata nel vedere la bellezza, la speciosità e l'altezza che pareva che toccasse il cielo. E i suoi rami si estendevano fino agli ultimi confini del mondo. Ora Gesù benedetto, nel vedermi così meravigliata, mi ha detto: figlia mia, quest'albero fu concepito insieme con me, nel centro del cuore. E fin da allora io sentii nel più profondo del cuore tutto ciò che di bene e di male doveva fare l'uomo. E c'è quest'albero di redenzione chiamato albero di vita. Tanto che tutte quelle anime che si tengono unite a quest'albero riceveranno vita di grazia nel tempo e quando le avrà ben cresciute, somministrerà loro vita di gloria nell'eternità. Eppure,
quale non è il mio dolore, che sebbene non possono svellere l'albero e non possono toccare il tronco, molti cercano di tagliare i rami per fare che le anime non ricevano la vita e togliermi tutta la gloria e il piacere che quest'albero di vita mi avrebbe prodotto. Mentre ciò diceva, è scomparso. Allora, l'immagine che Gesù dà a Luisa e che dà a tutti noi è appunto tutta la sua sostanza, la sua crescenza nella sua santissima umanità, un albero piantato nel cuore, radicato che pareva le radici dalla punta del cuore, quindi è tutta la sua sostanza di amore che parte dal cuore, la sua vita divina, che è amore, che si vuole donare. L'albero ci dà proprio questa immagine, no? Con i rami, con i frutti, quindi che vuole proprio questa fecondità di cui si diceva poco fa, che vuole propagandarsi e donarsi a tutti. Ne sono rimasta meravigliata nel vedere la bellezza, la speciosità, l'altezza che pareva che toccasse il cielo, perché Gesù resta, anche nella natura della sua umanità, sempre in cielo, cioè l'unione della Santissima Trinità è indissolubile. E quindi questo albero, che è parte dalla Santissima Natura, quindi dall'umanità Santissima di Gesù, ma che è sempre in comunicazione col Padre e con lo Spirito Santo in cielo e in terra c'è sempre, nell'umanità di Gesù c'è sempre il Padre e il Figlio, indissolubili in cielo restano e nell'umanità di Gesù restano uniti. Quindi questo albero è questa crescenza di amore, ok? Che tocca il cielo, quindi che tiene in comunicazione e che vuole avvolgere, vuole toccare tutti gli uomini. Poi il doloroso svelare di Gesù, perché lui nel momento in cui appunto questo amore fu concepito insieme a me, tutta l'opera di amore che doveva espandersi come un albero, quindi con tutti i suoi frutti, lui nella sua onnipotenza, onniscienza, onniveggenza, vede tutto, vede il bene e il male che doveva fare l'uomo. E questo albero di vita, quindi, che è lui, è Gesù, è la sua santissima umanità, è la divina volontà che vuole donarsi. E che cosa succede? Dunque, quando avrà ben cresciuto, ok, dice, riceverà, vuole dare grazia nel tempo, no? Quello che stiamo ricevendo noi, se ci disponiamo, riceveremo sempre di più, se perseveriamo sempre di più nella grazia, grazia. Grazia su grazia, no? Dice San Paolo. E quindi noi potremmo dire grazia su grazia, nella grazia, veramente, no? Perché è tutto immerso in Gesù. Quando le avrà ben cresciute, somministrerà loro vita di gloria nell'eternità. Quindi grazia su grazia in questa terra e gloria nell'eternità. Eppure, appunto, ecco il dolore di Gesù, dice anche se invece cercano di strappare, quindi di levare la gloria, no? Tutto quanto, non possono toccare il tronco. Quindi Gesù può avere le offese, può avere tutte le mancanze di amore, di cui noi stiamo cercando di divenire ripetitori per colmare i vuoti di gloria, però non possono toccare il tronco. Quindi sappiamo benissimo che la storia è questa, noi dobbiamo decidere solo di essere in questa storia di amore e di diventare quei rami ben innestati con la nostra volontà in lui e di continuare la sua vita divina, quindi di continuare la vita di quest'albero di amore, nella sostanza di amore, divenire anche noi quest'albero di vita con Gesù. Fia, ditemi se posso andare avanti o se ci sono anche espressioni di nuovo di qualcosa invece di diverso che si vede o di più. Leggiamo insieme per essere l'uno per l'altro in un arricchimento reciproco. Grazie a Dio. Fiat. No, c'è un click.
Sandra. Sì, sono Sandra, sì. Ho fatto un parallelismo con l'albero della vita del paradiso. Sì, Sandra. L'hai disegnato? Non ancora, però ecco, può essere che sia rappresentato appunto, cioè questo albero della vita, no? Che Dio ha messo gli angeli davanti a protezione e a guardia quando ha scacciato Adamo ed Eva, no? Che avevano disobbedito, che avevano conosciuto il bene e il male, però era rimasto l'albero della vita in centro. Che Cioè, bello. presente la Genesi. Sì. E quindi Bellissimo. così mi è venuta in mente questa idea che può essere che fosse appunto la redenzione, espressa nella redenzione Sì, Gesù, sì. che non si capisce che cos'è l'albero della vita ancora. È proprio la sostanza d'amore di Gesù che appunto dà la vita, che è creante, conservante, quindi la conserva. Noi siamo creati, ma non è che poi siamo in un atto creante e poi lasciati a vivere. No, noi siamo nell'atto creante, continuo, costante, conservante. Quindi la vita divina è in noi operante continuamente. Noi siamo proprio innestati, no? E chiaramente portiamo frutto se l'innesto è curato. Abbiamo la cura, la nostra volontà che appunto si conforma alla sua, allora porteremo frutto. Bella questa immagine, questo collegamento. Grazie Sandra. Grazie. Era questo, vero da leggere? Okay. 9 novembre 1902. Mica ho spento il microfono? No, ok. Perché giro la pagina, no? Quindi se mi sentite perché faccio di qua e di là, ho davanti la pagina del libro. Dello schermo dove c'è il libro, sì. 9 novembre 1902. Gesù, al contrario di noi, nel suo operare e patire, non guardò mai le cose esterne, ma sempre dentro, attento al frutto che doveva produrre. Noi invece, mentre stavo desiderando il mio adorabile Gesù, è venuto nell'aspetto di quando i suoi nemici lo schiaffeggiavano. Gli coprivano il volto di sputi e gli bendavano gli occhi. Lui con ammirabile pazienza tutto soffriva, anzi pareva che neppure li guardasse, tanto era intento nel suo interno a guardare il frutto che quei patimenti gli avrebbe prodotto. Io tutto ammiravo con stupore e Gesù mi ha detto, figlia mia, nel mio operare e patire non guardai mai al di fuori, ma sempre al di dentro, e vedendone il frutto, quale cosa ci fosse, non solo soffrivo, ma con desiderio e avidità tutto soffrivo. L'uomo invece, tutto al contrario, nell'operare il bene, non guarda al di dentro dell'opera, e non vedendo il frutto facilmente si annoia, tutto si infastidisce e molte volte tralascia di fare il bene. Si patisce, facilmente si impazientisce e se fa il male, non guardando al di dentro di quel male, con facilità lo fa. Poi ha soggiunto, le creature non vogliono persuadersi che la vita va accompagnata da varie vicende, ora di sofferenze ed ora di consolazione, mentre le piante, i fiori, gliene danno l'esempio con lo stare sottoposti a venti, a brina, a nevi, a grandine e ai caldi. Cominciamo dalla fine. La natura ci insegna la vita, no? Quante volte l'abbiamo sentita? Perché? Perché è espressione d'amore di Dio, obbediente tra l'altro, alla divina volontà. Noi siamo usciti e la natura è ferma lì. Questo ci insegna, dice Gesù, no? La natura ci insegna che è sottoposta, quindi che è sempre al suo posto in ordine alla volontà divina. Pur vivendo le stagioni, per esempio, no? Quindi il caldo, secco, il vento, il freddo, l'umido, però rimane in ordine. L'uomo, che si è disordinato per aver lasciato l'umano volere, è l'umana magari, la divina volontà e aver voluto vivere di umano volere, si è disordinato.
Ora, per ritornare all'ordine primero, noi dobbiamo fare la strada inversa, quindi la croce che ci purifica, perché la croce ci leva tutta la sporcizia, riduce l'anima, cosa dice Gesù, no? Riduce l'anima a vedersi bene, no? Davanti al suo nulla, lo dico a parole mie, davanti al suo nulla, cioè porta l'anima a conoscersi veramente nella sua impotenza, nel danno che si produce, nell'autolesionismo, no? Viene da dire. E quindi in questa rivelazione l'anima è costretta a guardarsi e a comprendere che non è potente, che non è onnipotente, che solo Dio può fare il bene e quindi la dovrebbe portare al bene quando non si diventa, come si dice, perseveranti nel male. Ora dice Gesù, nel mio operare e patire non guardai mai al di fuori, quindi Gesù non guardava quello che avveniva all'esterno, non guardava la croce, le sue sofferenze, guardava il motivo, l'obiettivo, qual era il fine? Era ottenere la nostra redenzione, era il compiere la vita nostra, le croci, vivere le croci nostre per poterci di nuovo ridonare quel legame, no? Quell'innesto, riannodare a lui, come abbiamo letto nel brano iniziale. Quindi lui guardava solamente il frutto e chiaramente questo lo portava ad essere perseverante, lo portava ad essere forte e nel suo intento. Non solo soffrivo, ma con desiderio e avidità tutto soffrivo. L'uomo invece, tutto al contrario. E quindi noi invece che cosa facciamo? Non guardiamo mai all'obiettivo, cioè l'amore per Dio, perché Gesù ha detto che l'unico obiettivo che dobbiamo, la finalità dell'uomo, perché è stato creato, per amore, per dare amore, no? Per vivere di amore, essere amore. Quindi essere immagine e somiglianza, essere come Dio, amore, e dare amore come Dio. Quindi l'uomo non guarda mai all'obiettivo vero. Che gli dà vita, che gli dona vita, che gli dona vera vita, vero gaudio, vera felicità, vera libertà, ma guarda solamente all'esterno, sia che fa il bene che fa il male, non guarda mai all'obiettivo di amare Dio e di felicitare Dio e quindi di conseguenza di ottenere la felicità infinita per sé. Attenzione, infatti dice, tutto si infastidisce, si annoia. Ok, e molte volte tralascia il fare il bene. Quindi a noi che cosa ci viene intanto di insegnamento quando soffriamo? Di non guardare quello che soffriamo, ma di prendere tutto come un'opportunità, un'occasione, un'esperienza, tutto che, come se venisse tutto da Dio. E questo l'abbiamo visto e rivisto, no? Gesù lo dice, prendi tutto come se venisse dalle mie mani. Le mortificazioni, le occasioni di sofferenza, sia naturale che psicologica, le mortificazioni appunto, no? Perché sono tutte, prendile come se venissero dalle mie mani, perché occasione di umiliarti, quindi di mortificarti, e quindi di sacrificio, di rendere sacro il tuo operato e la tua vita, e diventa così un'esperienza di svuotamento, di annullamento. E noi pensando a questo, guardando dentro, quindi il frutto che ne compiamo, che ne andremo a ricevere, amare Dio, purificarci per dare gloria a Dio, per ricevere la sua grazia, la nostra sofferenza già di per sé diventa leggera, diventa più facile, sopportabile e anzi comunque una sorta di gaudio in alcune esperienze, no? Per cui il mio giogo si realizza la parola, il mio giogo è soave. Anche perché poi lo viene, è vissuto stesso da Gesù. Quando noi siamo in questo adesso dono dei doni, che cosa succede? Che non è più solo te lo offro a te, e già questo aveva un significato, ma lo vivo con te. Lui che tutto ha già vissuto, noi permettiamo a Gesù di viverlo in noi. E che vuol dire questo? Vuol dire che tutto è più leggero, più soave, perché sarà lui stesso, l'abbiamo letto prima, a somministrarci la grazia. Per cui le virtù, la pazienza, la perseveranza, eccetera, eccetera. L'ha detto prima, no? Ha detto quando l'anima, abbiamo iniziato così questa lettura di stasera, no? Che quando Gesù svela, quando questo insegnamento ci ha dato, quando l'anima si dispone, io somministro la grazia. Ce lo dice continuamente anche nel libro d'oro, la mamma ce lo dice. Quindi adesso diventa estremamente facile.
lui che ha già vissuto, lui che viene a vivere tutto, e quindi l'anima che si dispone vive insieme a Gesù la grazia della purificazione, la grazia della croce, la grazia della santificazione. E poi dice, poiché noi non ci guardiamo mai alle conseguenze, ai frutti che possiamo creare, frutti positivi se facciamo il bene o frutti negativi se facciamo il male, non guardando se fa il male, non guardando al di dentro, con facilità lo fa. Cioè noi non abbiamo una visione, il famoso esame di coscienza, no? Che diciamo praticamente tutte le sere facciamo l'esame di coscienza. Noi dobbiamo stare in stato di grazia con i sacramenti, quindi spesso la confessione, tutti i giorni la Santa Messa, Santa Comunione, non andare alla messa senza ricevere Gesù. Questo è detto e ridetto, ma anche fare quell'esame di coscienza, quindi essere in quella vigilanza su noi stessi, non per giudicarci, ma per rimetterci sempre in quell'attenzione di desiderio, di purezza, per accontentare Dio, quindi di conformità al suo amore. E per fare subito anche in questo volume, Gesù ci ha detto, se l'anima si scorge di aver sbagliato, di fare subito l'atto di riparazione. Ce ne ha dato lo strumento, quindi possiamo farlo. Possiamo farlo continuamente. E questo ci riporta continuamente a riprendere i suoi atti, a sostituire i nostri e a riannodarci alla divina volontà. Quindi a compiere l'opera. Ok. E quindi, di nuovo la frase finale, siamo sottoposti, a varie vicende, ora a sofferenze, ora a consolazioni. Prendiamolo, accettiamolo, perché è la via del ritorno. Adesso siamo sulla croce, ma adesso siamo consolati perché c'è Gesù e vediamo che la croce si trasforma subito in gloria. Poi adesso ne arriva un'altra, perché? Perché siamo in crescenza. Quindi come cresciamo in natura, no? E quindi che non cresciamo tutto a un tratto, ma a tappe. E così ogni stato, si dice noi in pedagogia, che ogni stato di crisi porta una crescita, ma se non c'è la crisi, non c'è la crescita. Ok? Cioè se uno non vede che se il bambino, la bambina nel crescere non vede un ostacolo, è come se non costruisse la soluzione per superare l'ostacolo. Quindi se non fa tesoro anche di una difficoltà, non costruisce l'intento, la forza di superarlo. E lì poi invece c'è il problem solving, la crescita. Ecco, scusate. Mi viene sempre. Sì, allora mi fa notare Stefano che è tardi, facciamo l'ultimo piccolo brano, se siete d'accordo, se no mi fermo subito. Dite, Sì, diciamocelo va insieme. bene. Sì, va Via. bene. Sì, va bene. Novembre 16 1902. L'arcivescovo ordina al confessore di non andare più a far uscire Luisa dal suo solito stato. Proprio questa è stata la sua vera croce voluta da Dio. Sarà il Signore a ubbidire in Luisa. Questa notte l'ho passata molto angustiata. Vedevo il confessore che stava in atto di darmi divieti e comandi. Il benedetto Gesù per poco è venuto col dirmi solo: figlia mia, la parola di Dio è gioia, e chi la ascolta e non la fa fruttificare con le opere, le dà una tinta nera e la infanga. Onde, sentendomi molto sofferente, ho cercato di non dare retta a ciò che vedevo. Quando al meglio è venuto il confessore dicendomi che Monsignore comandava assolutamente che non dovesse venire più il sacerdote a farmi uscire dal solito mio stato, ma che da me stessa dovevo uscire, cosa che beh, per ben 18 anni non ho potuto mai ottenere, per quante lacrime e preghiere, voti e promesse ho fatto innanzi all'Altissimo. Perché lo confesso innanzi a Dio, tutto ciò che ho potuto passare di sofferenze non sono state per me, attenzione, vere croci, non sono state per me vere croci, ma gusti e grazie di Dio, ma la sola e vera croce per me è stata la venuta del sacerdote.
Quindi, conoscendo per tanti anni di esperienza l'impossibilità dell'esito, il mio cuore era lacerato dal timore di non poter ubbidire, non facendo altro che versare lacrime amarissime, pregando quel Dio che è il solo che scorge il fondo del cuore, di aver pietà della posizione in cui mi trovavo. Cioè, il brano è lungo, mi fermo un attimino, per chiarezza. Luisa è stata appunto per tanto tempo sotto l'obbedienza di, le chiedeva, quando entrava nello stato, quindi con Gesù unita e il suo corpo rimaneva come fermo, come un cadavere, no? E poteva uscire da quello stato di irrigidimento solamente con il sacerdote. Lei aveva chiesto ripetutamente di poter uscire da questa obbedienza, nel senso di poter uscire da sé per obbedienza a Gesù. E Gesù invece l'aveva voluta sottoporre all'insegnamento dell'obbedienza attraverso la potestà sacerdotale. Quindi lei doveva assolutamente aspettare il sacerdote. E invece che succede? Adesso c'è una inversione dei fatti, cioè c'è il vescovo che chiede di non, Monsignore, comandava assolutamente che non dovesse più venire il sacerdote a farmi uscire dal solito mio stato. Quindi lei dice: ora che devo fare? Mi hai dato sempre l'obbedienza, adesso che è diventata obbediente, quindi anche noi dobbiamo imparare l'obbedienza. Ma Luisa a questo punto è obbediente. E che cosa succede? Dice: avevo paura adesso di non poter più obbedire. Era Gesù stesso che aveva voluto questo per appunto far apprendere che nell'obbedienza c'è la massima nullità dell'anima, annullamento dell'anima e la massima fiducia e affidarsi a Dio. Mentre pregavo, piangevo, ho visto un lampo di luce e una voce che diceva: figlia mia, per farmi conoscere che sono io, ubbidirò a lui e dopo che ho dato prove di ubbidienza, lui ubbidirà a me. Quindi Gesù si sottopone all'ubbidienza e dopo lui che è stato l'ubbidiente per eccellenza, perché lui ha ubbidito il Padre nella sua santissima umanità, ci ha insegnato l'ubbidienza, l'ha insegnata alla mamma, la Maria Santissima ce l'ha insegnata, adesso Luisa, e adesso lui fa questo atto e dice dopo. E dopo che avrò dato prove di ubbidienza, quindi si fa riconoscere lui che è l'ubbidiente per eccellenza al Padre. Lui ubbidirà a me. E dicendo io, Signore, temo assai di non poter ubbidire, ha soggiunto: l'ubbidienza scioglie ed incatena, e siccome è catena, lega il volere divino con l'umano e ne forma uno solo, in modo che l'anima non agisce col potere della volontà sua, col potere della volontà divina. E poi non sarai tu che ubbidirai, ma io che ubbidirò in te. Poi, tutto afflitto, ho soggiunto: figlia mia, non ti dicevo che tenerti in questo stato di vittima e incominciare la strage in Italia mi riesce quasi impossibile? Quindi sono rimasta un poco più quieta, ma non sapevo in che modo doveva effettuarsi questa obbedienza. E quindi vediamo tutto uno scenario di passaggi per comprendere, per apprendere che ecco, l'obbedienza scioglie ed incatena, scioglie la responsabilità, non viene da dire, perché l'obbedienza non ci chiama a nulla temere, siamo al sicuro, no? Ed incatena a Dio, e siccome è catena, lega il volere divino con l'umano. Quando siamo ubbidienti, è sicuro che siamo con Dio. Quindi è una catena di amore che ci mette, lo ripeto, è protettiva, è sicura, anche se contro la logica nostra. Anzi, quanto più è contro, tanto più incatena, perché mostra la forza di questa unione, della fede. In modo che l'anima non agisce col potere della volontà sua, perché se c'è unione, chi sarà a ubbidire sarà il potere stesso della volontà divina e nell'anima. E infatti Gesù dice: non sarai tu che ubbidirai, ma io che ubbidirò in te. Quindi
Quindi è la sicurezza di essere uniti. Innamoriamoci dell'ubbidienza e quando comprendiamo, vediamo, ripeto, l'ubbidienza, riferiamola anche quando ci capita giornalmente le esperienze di amore, di prova, come ci dice anche la mamma, e il superamento della prova è appunto prendere queste esperienze come se ci venissero da Dio, senza stare a sindacare, quindi a metterci logica. Se non è volontà di Dio, ma è un attacco, il Signore viene a liberare. Se è volontà di Dio permessa per una nostra crescita, ci darà la grazia. Quindi comunque è vinta la battaglia perché vince Gesù in noi, che nell'obbedienza può vivere perché è unita l'anima con la divina volontà. Via. Ecco, io mi fermerei qui. E farei l'atto di fusione, così siamo precisi, precisi, per andare a dormire con il giro dell'anima che ci assicuriamo di operare tutta notte in Gesù. Però dite voi se posso chiudere il libro e la registrazione. Sì. Sì, certo. Va bene, Grazie, grazie. allora suggelliamo tutto nella divina volontà e grazie. grazie a Dio, e suggellando tutto nella divina volontà, Signore, ti ridiamo il tuo stesso amore, i tuoi stessi atti di amore, di gloria, di lode che tu hai già compiuto per noi. Ti amiamo, adoriamo con la tua divina volontà e a nome di tutti, suggellando tutto questo amore, questa conoscenza che ci hai dato, la tua vita divina venga a vivere in noi per ridarti sempre, sempre di più tutto il tuo amore e affrettare questo regno per la tua maggiore gloria, il nostro massimo bene. Fiat, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Prego, prego. Prego, Dora. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Fiat. Fiat. Grazie.